Di nuovo il più cordiale ben connessi, ci fermiamo un attimo con il calcio, poi dopo ci collegheremo con Jacopo Palizzi, quindi prendetene nota, giornalista di Teleradio Stereo, giornalista sportivo della Roma. Quest'altro nostro ospite non è della Roma, è dell'altra squadra della capitale, ma in questo contesto non parliamo di calcio. A Fracalcio in realtà lanciamo un ponte verso l'attualità. Io vi ricordo che esiste anche la pagina Facebook di Fracalcio in realtà, che è Fracalcio in realtà The Original, scritto in inglese The Original. Mettete mi piace, mettete i vostri post, i vostri commenti, veniteci a trovare perché vorremmo sapere il parere di tutti. Non è una pagina vuota dove io amministratore metto l'insert e lì finisce. Vogliamo creare una tribuna e lo facciamo anche con un grandissimo amico, con Alessio Papi. Ciao Alessio, come stai? Benissimo, un caro saluto, un piacere di trovarti. Anche a noi piacere reciproco, che poi io ricordo che il dottor Alessio Papi, che per noi è Alessio, è anche responsabile delle comunicazioni di un determinato settore, se non vado errato, no? Sì, esattamente. Oh, lo possiamo dire questo settore oppure diciamo solo responsabile delle comunicazioni? Beh, diciamo, non diciamo il settore, che è meglio, insomma. È meglio, è per il momento. Per non fuorviare gli ascoltatori. No, no, assolutamente, anche perché qui siamo super partes. Allora, prima domanda. È pronto? Ha messo la cuffia, è entrato in cabina? Sì, mi raccomando. Sì, 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 sì. Allora, Ostia, vittoria dei 5 Stelle col minimo della percentuale dei votanti. Ma questo non è che entriamo nella politica o nella career politica perché hanno votato in 3 e ha vinto 5 Stelle, se no vinceva la destra e viceversa. Però... Però c'è un però. Cambieremo, faremo, diremo, e per carità, i buoni propositi sono sempre benvenuti da chiunque li porti avanti e soprattutto a compimento. 48 ore dopo le elezioni si spara, si entra dentro un bar pizzeria, si gambizzano il proprietario e un cameriere per far capire chi comanda. Possibile che Ostia si sia degradata così tanto, secondo te? Oppure sono io che vivo al di fuori della realtà e Ostia purtroppo è diventato il Bronx di Roma? Ma Ostia è ormai quasi 20 anni che rappresenta la parte più appetitosa per determinati tipi di criminalità organizzata, prevalentemente di importazione, quindi parliamo camorra, 'ndrangheta e quant'altro. La cosa che fa un po' ridere è che ci si accorge soltanto per un evento, diciamo, drammatico come l'aggressione a un giornalista, però gli stessi giornalisti per 20 anni hanno fatto finta che a Ostia non accadeva nulla. Questo è il dato meramente sociologico. Poi sicuramente, come in tutte le realtà un po' degradate, senza fare accusa a colori politici di uno o dell'altra parrocchia, sicuramente ci sono state delle forti collusioni tra amministratori e criminalità organizzata, perché ricordiamo che Ostia fa gola perché comunque è una parte economica molto importante, avendo stabilimenti balneari, turismo e ristoranti e quant'altro. Quindi adesso chi ha vinto le elezioni nel 10° municipio si dovrà rimboccare veramente le maniche, perché non penso che sia un gioco da ragazzi, assolutamente. Ma assolutamente no, è una situazione quantomeno preoccupante, ma credo che lì sia necessario, prima che un'azione politica, delle azioni di comunque o di polizia o di comunque lo Stato deve riprendere il controllo del territorio. Ci riuscirà lo Stato a riprendere il controllo del territorio, secondo te? Ma io credo che non sia una questione di mezzi, ma sia soltanto una questione di volontà. Poi ovviamente le forze dell'ordine non hanno colpe, perché poi comunque alla fine al vertice della catena di comando, passata la parte, diciamo così, di polizia e la parte, diciamo così, militare, se parliamo di carabinieri, di finanze e quant'altro, comunque poi alla fine c'è sempre un soggetto politico che decide se intervenire o meno. Giriamo pagina, entriamo su Roma. Allora, io ho chiesto a qualcuno che rappresenta l'istituzione comunale, quindi che rappresenta il sindaco, il Movimento 5 Stelle, di darci qualche spiegazione sulla situazione dei rifiuti a Roma. E ho detto, guardate che sul Messaggero di oggi c'è un articolo da leggere attentamente. Dice, guardi signor De Angelis, lasci stare, perché tanto il Messaggero è prevenuto contro di noi, qualsiasi cosa è contro di noi, quindi noi siamo in buona dirittura d'arrivo per una soluzione del problema dei rifiuti su Roma,
e quindi tra un po' ci sarà la soluzione. Nel frattempo però Roma è colma di rifiuti, i cassonetti traboccano e poi, come se non bastasse, ci sono i rovistatori extracomunitari, nostrani e nomadi che buttano tutto fuori e vanno a vedere che cosa c'è dentro da prendere. Che sta accadendo? Ne sai di più o ne sai quanto noi? Allora, sta accadendo che innanzitutto l'ennesimo amministratore dell'AMA, che è la società che gestisce, la municipalità che gestisce i numeri di rifiuti a Roma, si è dimesso. E a parte da questa giunta, ma comunque nelle ultime due giunte siamo, non so se al quarto o alla quinta, soggetto dimissionario sulla società che gestisce i rifiuti. C'è da fare un'analisi che è quella che poi in realtà non c'entra niente l'attuale amministrazione, ma in realtà è sempre così, che oggi attualmente gli unici posti dove conferire i rifiuti intorno a Roma sono di proprietà di un unico soggetto, che ha finito sulle cronache dei giornali e quant'altro per delle vicende purtroppo note. E il dato di fatto, il dato pratico, è che ormai gli invasi attualmente che esistono sono pieni, e gli stessi termovalorizzatori, per motivi da una parte di impatto ambientale, sì, da una parte perché comunque sono impianti vecchi, e da una parte per questioni di autorizzazioni regionali, oggi lavorano a mezzo servizio e quindi una volta riempiti gli invasi diventa obbligatorio buttarsi sul termovalorizzatore che funzionando. Allora, l'articolo del Messaggero diceva tra le righe che il sindaco Raggi sta chiedendo aiuto ad altre 5 regioni, ma queste 5 regioni hanno chiuso le porte in faccia. Questo si evince, si ha questa sensazione. Ma è una montatura giornalistica o è veramente così la storia? Si chiede aiuto alle altre regioni per smaltire i rifiuti della capitale? Ma quello purtroppo è un problema comune. Ricordiamo 10 anni fa, o forse anche 5, l'emergenza in Campania, dove comunque non c'erano invasi, non c'erano strutture per conferire giù, e si chiese anche in quel mentre di portare presso altre regioni i rifiuti, e ovviamente le regioni interpellate rifiutarono, perché ogni regione d'Italia, nel bene o nel male, elevate 4-5 regioni, hanno grossi problemi dello smaltimento di rifiuti. Sostanzialmente, se non si cambia la politica della gestione dei rifiuti, rimarremo sommersi dei nostri stessi rifiuti. Questo è anche prevedibile, e anche in parte giustificabile il fatto che le regioni non prendano rifiuti da altre regioni. Certo, ma questa situazione ormai al collasso è colpa della inesperienza del Movimento 5 Stelle o comunque ci si sarebbe arrivati? Ci si sarebbe arrivati, ma comunque, se vogliamo, l'inesperienza del 5 Stelle viene dal fatto che non hanno saputo, come si suol dire, mettere la polvere sotto il tappeto, quindi è semplicemente un'inesperienza politica, però di fatto il problema c'è. Oh, problema c'è, ma bisogna far arrivare nel più breve tempo possibile i cosiddetti gassificatori? Con loro risolveremo la storia, con questi strumenti, che bruciano i rifiuti e poi la ritrasformano in energia elettrica, e saranno di impatto ambientale negativo pure quelli poi, attenzione. Sì, diciamo che le nuove tecnologie, in particolare con le ultime invenzioni che fanno il turboreattore, che in realtà brucia a temperature talmente alte da neutralizzare qualsiasi forma di inquinante, oggi il rischio è molto piccolo. Il problema è che ci sono delle resistenze, sia a livello territoriale che a livello politico, che di fatto, un po' ingenuamente, un po' dolosamente, poi alla fine vanno a vantaggio di chi ha ancora le vecchie discariche. Oh, tornando invece a bomba su Ostia, attenzione, uno dei gambizzati è il nipote del boss Fasciani. Qui si mette veramente male. Si mette male, perché è chiaro che a questo punto, succedendo quello che è successo a Napoli, piuttosto che a Palermo e altre cose, c'è evidentemente una guerra tra clan rivali che si contendono il territorio, e questa ne è in qualche maniera la dimostrazione. La stessa azione dello SPAR, che ha colpito il giornalista, ma è capitato il giornalista, sapeva di fare comunque avrebbe dato una rilevanza nazionale su tutti i giornali. Ovviamente è stato tradito il messaggio di dire: io faccio quello che mi pare, e Ostia è nostra.
Qualcuno di destra ha detto per colpa di questo signore inviato come giornalista che ha preso la testata da spada, ci abbiamo rimesso il decimo municipio. Può essere vero? No, secondo me non è assolutamente vero e sarebbe una follia dichiarare questa cosa. A destra si dovrebbero fare un minimo di, come dire, in qualche maniera autocritica e magari per pensare che c'è stato qualche candidato di destra che si è fatto fotografare con i membri del clan Spada, insomma. Ecco, e quello forse non è proprio indicato. Tornando a bomba sulla capitale, il sindaco Raggi, a me la sindaca Raggi non mi viene, chiedo scusa, non è un'offesa, però il sindaco Raggi ha parlato con il ministro Madia dicendo che a Roma servono 3.000 vigili urbani in più, quindi sbloccare un turnover. Ma 3.000 vigili urbani in più, che cosa farebbero? Pronto? Mi senti? Mi senti Sì, adesso? Dicevo, 3.000 vigili urbani in più chiesti dalla Raggi al ministro Madia potrebbero essere utili per Roma o è soltanto un intralcio in più? ma no, potrebbero essere utili nel senso che le forze dell'ordine quando aumentano, ben vengano. Il problema è che ci sono dei problemi strutturali all'interno del parco dei vigili urbani. Io abbiamo visto un servizio l'altra settimana in cui c'è cioè, un parco motociclistico di 130 moto. Della polizia locale di Roma, quindi la polizia di Roma Capitale, ne funzionano soltanto tre e vengono adibite ai servizi postali perché sono moto inaffidabili. Tu capisci bene che levare la polizia in motocicletta da una città come Roma è follia, perché il primo mezzo di intervento, ovviamente, col traffico che abbiamo è anche per, diciamo, per qualche maniera regolare la viabilità, ovviamente, è il poliziotto in motocicletta. Quindi se noi abbiamo 3.500 agenti in più, ma poi non abbiamo i mezzi, non abbiamo l'automobile, non abbiamo le moto, sono completamente inutili. Oh, ultima domanda, non perché l'ultima per importanza, ma è il tempo che sta scorrendo inesorabilmente. Le domeniche ecologiche, perché è giusto intervenire se c'è un elevato tasso di smog nella capitale, ma si dovrebbe intervenire con limitazioni al traffico degli autoveicoli privati tutti i giorni, che tu mi blocchi dalle 7:30 alle 13 praticamente. La mattina e dalle 16:30 alle 20:30 la circolazione privata domenica e poi canti vittoria il lunedì dicendo che lo smog si è abbassato, ma tu la domenica, poi utilizzando questo tipo di orario, uccidi anche, tra virgolette, le persone che vanno fuori e non fanno in tempo a rientrare. Assolutamente, è una legge vecchia e in qualche maniera oggi ridicola che si inventò il Ministero dell'Ambiente circa 15-20 anni fa. Ovviamente gli stop delle domeniche a piedi non le decidono i comuni, ma attuano semplicemente una direttiva del Ministero dell'Ambiente e il problema è che nelle città, forse specialmente a Roma, si dovrebbe intervenire strutturalmente. Innanzitutto abbiamo un parco autobus del servizio pubblico che sono vetusti e sono inquinanti. Se pensiamo che la maggior parte delle città del nord, Verona, Bologna, eccetera, eccetera, girano ormai da 10 anni con gli autobus a metano e noi continuiamo con utilizzare autobus a gasolio. E poi bisognerebbe proprio intervenire sul sistema. Se si parla di traffico, dobbiamo limitare l'uso del veicolo privato. Se parliamo di inquinamento, bisogna cominciare ad avere il coraggio di mettere. Di vietare la circolazione ai veicoli più inquinanti e magari dare degli incentivi a chi passa GPL, metano, ibrido e tante altre forme di carburante alternativo. Anche perché bloccare per 10 ore il traffico la domenica è fin troppo semplice. È fin troppo semplice perché di fatto è soltanto una misura momentanea del tasso di particolato che registrano le centraline, poi di fatto non è. Una volta scesa la soglia, ovviamente poi nel breve tempo è destinato quel parametro ad essere superato, quindi di fatto non serve a niente. Anche perché non è completamente inutile arrivare fino alle 20:30 della sera col blocco, mi spiego meglio, cioè se tu lo vuoi fare fino alle 20:30, allora non riparti dalle 16:30, ma forse da un'ora più tardi che dai modo a coloro che sono andati fuori per una gita di piacere, per una gita culturale, per un qualsiasi motivo, di rientrare e fare in tempo a parcheggiare le proprie vetture e a fermarsi. Perché se invece Assolutamente. se tu fai 13:30, poi inizi alle 16:30, la gente che sta a pranzo fuori non fa in tempo a rientrare nella capitale.
o mi sbaglio? Assolutamente, assolutamente. E ti dirò, se posso dire anche una cosa impopolare. Come no? Secondo me non è sbagliato l'aumento delle tariffe dei Percomedy, e forse andrebbe cominciare a pensare che su tutto il territorio di Roma, almeno entro l'accordo, mettere la sosta tariffata. Questo perché? Perché se tu vai, tra virgolette, come si suol dire, a fare shopping, fai shopping, paghi 2 ore, ti riprendi la macchina e te ne arrivai. Ovviamente, essendo residente, nel momento in cui io ritorno nella mia zona di residenza, trovo la striscia blu libera e lascio la macchina perché io ho il permesso da residente. Sì. Quindi nel momento in cui uso la macchina per girare è anche conveniente a me, perché evito, con un prezzo diciamo più elevato della sosta sulla striscia blu, magari trovo più facilmente parcheggio, pago quelle 2 ore che mi servono per fare shopping, riprendo la macchina, ritorno a casa mia e la lascio a gratis sotto casa. Il problema di oggi è che c'è una pessima abitudine anche da chi lavora in zone centrali, che parlo per esempio dei commercianti, legarsi al lavoro con la macchina privata, di fatto lasciando la macchina lì e soprattutto levando il parcheggio a ogni volatile cliente. Quindi è un po' un cane che si insegue la coda. Eh sì, difatti così non si va da nessuna parte, una soluzione dovrà essere tracciata. Alessio Babi, io ti ringrazio della tua cortesia e della tua disponibilità. Chiaramente qui tocchiamo sinteticamente molti temi, come abbiamo fatto questa sera. Quando poi tu ne avrai uno in particolare, o attraverso il WhatsApp audio o attraverso una diretta dedicata a quel solo argomento, ritorneremo con Fra Calcio in Realtà, io spero già la prossima settimana, perché i commenti di Alessio Babi, secondo il mio modesto avviso personale, sono super partes e colpiscono al cuore il centro del problema. Poi da qui a trovare la soluzione chiaramente ci vorranno gli addetti ai lavori, però intanto diamo delle indicazioni, denunciamo delle situazioni che non vanno assolutamente bene. Io ringrazio Alessio Babi, naturalmente sia come amico che come giornalista, e ti do appuntamento, poi quando vorrai mi avvisi e noi faremo il prossimo insert di Fra Calcio in Realtà. Un grande abbraccio e buon fine settimana. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie Alessio, ciao, grazie, grazie. Allora, lasciamo così Alessio Babi, qualche istante di break e poi di nuovo in onda, stavolta ancora con il calcio, insieme a Jacopo Palizzi. Grazie.